Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto, il settimanale di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Conosciamo i nostri ospiti per questa puntata. Eros Brega del Partito Democratico, benvenuto sì. e benvenuto ad Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle. Iniziamo con una domanda prettamente politica. Sondaggi alla mano: PD e Movimento 5 Stelle sono di gran lunga i due partiti, o movimento per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, con le più alte percentuali e che rappresentano sostanzialmente oltre il 60% dell'elettorato italiano. Cosa significa sia a livello centrale che periferico? Cosa significano questi numeri, Brega? Significano come oggi i due veri partiti, sostanzialmente, perché penso che anche oggi il Movimento 5 Stelle si può definire un'organizzazione diversa, un partito dove ci sono i due leader maggiori che riescono oggi ad, a, a centrare su di loro l'attenzione rispetto al consenso dei cittadini. Mi sembra che. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico esprime in maniera diversa due opinioni della società attraverso un modello di cui i cittadini in qualche maniera ci si ritrovano, un modello del Movimento 5 Stelle da me non condiviso ma rispettato, eh, molta propaganda e poca sostanza, il Partito Democratico con grande difficoltà cerca di interpretare alcuni elementi di cambiamento della società quelle difficoltà che ci sono sapendo che non si, riusci, non si può riuscire a fare tutto quello che per tanti anni non si è fatto e dunque dare la possibilità anche al Premier Renzi, al di là della simpatia o dell'antipatia, di poter provare a cambiare questa nostra nazione. I numeri del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, da singoli partiti potrebbero essere le stesse percentuali magari di un centrodestra in coalizione messo insieme. Come, come vede Brega questa possibilità? Secondo lei il centrodestra può... Ritornare insieme e quindi diventare tre schieramenti con percentuali quasi simili? Cosa prevede? Ma io non prevedo nulla perché non sono abituato a preoccuparmi di quelle altre situazioni. Io oggi vorrei costruire un grande Partito Democratico e dunque una grande eh, proposta di governo che possa continuare a garantire all'Italia. Il cambiamento vero che è iniziato in, con il governo Renzi. Poi immaginare altri scenari, credo che in questo momento di grande difficoltà per tutti, tra l'altro, sia veramente impossibile. Liberati, eh, la domanda è la stessa, insomma, no? questa percentuale in crescita. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle è molto vicina al Partito Democratico e se lei pensa che il centrodestra possa coalizzarsi per diventare così questi tre. Tre, tre grandi realtà nel panorama politico italiano. Io non so se i sondaggi abbiano una qualche affidabilità, però possiamo dire che noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo rimesso in mezzo eh, il nostro focus è sui cittadini, quindi sulle istanze delle persone. Eh, in questo palazzo devo dire che sono istanze, sembrano istanze molto lontane. Eh, e questo lo possiamo osservare anche attraverso una semplice analisi. Di quelle che sono le condotte dei nostri eh, colleghi consiglieri. Non si può avallare, ad esempio, il fatto che eh, si riduca la dialettica democratica e quindi eh, il numero dei consigli regionali, il numero delle sedute dei consigli, perché, peraltro, questo avviene eh, a, a parità di stipendio. Non è demagogico dire che noi restituiamo una parte dei nostri stipendi, questi stipendi servono per alimentare il microcredito e quindi aiutare le imprese, perché questo genere di argomento è stato come dire, molto mh, trascurato eh, dalle classi dirigenti precedenti, quindi rimettere al centro i cittadini ma anche le famiglie, le imprese eh, e quindi la, il nervo della società che in questo modo può riattivarsi. In questo senso io credo che le persone che guardano a noi con simpatia lo facciano con assoluta come posso dire, purezza d'animo, nel senso che vedono delle persone attive che si mobilitano per loro. Non voglio dibattere su cosa non va ovviamente negli altri, negli altri soggetti politici, però... Insomma, noi mh, forse abbiamo una credibilità crescente perché eh, facciamo quello che diciamo. Ecco, una delle ultime denunce, tra virgolette, di liberati per quanto riguarda l'attività dell'Aula, no? c'è entrato anche adesso in questo argomento. Prega, lei ha guidato l'Assemblea legislativa negli ultimi cinque eh, anni. Ecco, cosa, cosa risponde? a questa, a questa diciamo, sottolineatura di Liberati per il fatto che si riunisce poco l'Aula e quindi non c'è questa possibilità di dialettica interna. Ma io non metterei in correlazione le, le, le sedute dell'Aula con l'indennità dei consiglieri regionali. Io credo che quello che chiedono i cittadini è che la regione dell'Umbria e l'assemblea legislativa possa legiferare a favore e bene dei cittadini umbri. Eh, non credo che le indennità che oggi vengono percepite dai consiglieri regionali umbri siano indennità eh, scandalose. Eh, sicuramente in un momento di grande difficoltà sono indennità, non, diciamo che sono nella media a livello nazionale. Poi possiamo qui aprire la, il dibattito eh, su, su la questo tema. Era, era però ecco, no, 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 dunque però appunto, vorrei tenere distinte le due situazioni. Che poi il Consigliere Liberale giustamente rivendichi la possibilità di poter esprimere le proprie opinioni, le sedi opportune. Però ricordo al Consiglio Liberati che lui è il capogruppo del suo movimento e che i consigli regionali vengono in qualche maniera convocati dal Presidente del Consiglio regionale sentito alla conferenza dei capigruppo. Essendo lui un capogruppo, tra l'altro di un partito di una certa rilevanza, di un movimento di una certa rilevanza, ha tutte le possibilità per poter pretendere che questi consigli vengano in qualche maniera convocati. Però dall'altra parte voglio anche dire, non strumentalizziamo troppo questa situazione, perché fare consigli esclusivamente per una dialettica politica senza una sostanza vera, credo che questo sia veramente demagogico e che porti veramente al cittadino... Eh, lo svinimento della politica cioè il distacco della politica perché se l'Aula non incomincia a legiferare veramente su temi importanti si rischia di continuare a parlarci tra di noi e, e ad allontanare le ulteriormente le emozioni, no, le emozioni sono giuste ma quando il Consiglio diventa solo di emozioni io credo che il cittadino oramai di questi dibattiti politici che non ne può più ha bisogno di sostanza quella concretezza che tra l'altro il Movimento 5 Stelle Dice di esserne portatore, dunque si costruisca insieme una sostanza per il bene dell'Umbia e per il bene dei cittadini. Quindi, più proposte legislative. Facciamolo anche sono. insieme. Per le cose positive. Consigliere Liberati, io gli ho sempre dato fatto che sull'ambiente è stata una persona che ha lavorato e tantissimo e è giusto che su temi importanti ci si confronti tutti, ci si lavori per, per trovare anche risposte importanti. Il reddito di cittadinanza, poi ne parliamo. Liberati. Beh, eh... A proposito di concretezza, noi abbiamo credo presentato proposte. Eh, molto concrete no? a partire appunto dal reddito di Cittadinanza Regionale, eh, ma anche mh, sul piano trasporti. Abbiamo eh, addotto delle argomentazioni, ad esempio sul fatto che eh, la ferrovia Centrale Umbra senza manutenzione ordinaria, eh, da decenni non c'è un piano merci, logistica. Quindi per, eh, per, per cercare di alleviare questo disagio che eh, sulle strade è evidente, c'è cioè uno stress da camionabile no? sulla A-45 che è in corso di distruzione ulteriore, perché chiaramente poi non ci sono i soldi per Cioè, Siamo stati su un piano, io ritengo, molto anche pratico. Tuttavia questo dibattito si viene a coartare proprio perché forse eh, parliamo troppo, forse diciamo delle cose troppo ragionevoli, forse eh, queste, queste nostre iniziative, queste nostre idee, che trovano, devo dire, un largo consenso, poi rischiano di mettere... Uh, uh, di disturbare il consenso uh, che oggi, di cui oggi gode uh, la maggioranza beh insomma eh, poi peraltro maggioranza su cui, qui potremmo aprire, allargare il discorso perché il consenso che la maggioranza ha ottenuto in questo modo, con questa legge elettorale uh, noi abbiamo avuto due consiglieri col 15%, loro col 34% uh, quasi 12% 11 o 12% cioè c'è un, una uh, democrazia mutilata noi diciamo e la, lo step successivo è arrivare a dare eh, il ruolo di passacarte all'Assemblea, eh, con noi che stiamo lì a, a, ad, os, ad osservare con gli spettatori esterni, chiamiamoli in questo modo, i cittadini, ben paganti. Io non credo che sia dignitoso, per il nostro stesso lavoro. Allora, vivete entrambi a Terni, l'abbiamo detto già prima, dove tra le varie problematiche che interessano il territorio c'è cioè quella legata all'ambiente, all'inquinamento. E a tal proposito una mozione di Liberati è stata di fatto, seppure con varie sfumature, condivisa dall'Aula, che l'ha inviata poi in Commissione per ulteriori approfondimenti prima di ritornare nuovamente all'attenzione dell'Assemblea Legislativa. Allora, cosa fare? Liberati, eh, soddisfatto di questo iter che la sua... Eh, mozione il suo documento diciamo di indirizzo ha avuto? No? Allora, è un primo percorso. Qui divertenze ambientali in Umbria a dispetto eh, dell'enfasi dell che c'è stata giustamente nel corso dei decenni sul Cuore Verde, divertenze ambientali ce ne sono moltissime e dico purtroppo. Abbiamo lottato eh, sulle ceneri radioattive di Fabbro, abbiamo denunciato recentemente la questione Rocchetta a Gualdo. Eh, Torneremo molto presto e per la prima volta sul problema del carbon cock delle cementerie a Gubbio. E ci torneremo una volta che avremo i dati ufficiali ARPA. Perché oggi non c'è niente, come era a Terni fino a ieri. E, e Terni è un po' un buco nero dal punto di vista ambientale, purtroppo Terni e Narni lo sono entrambe. Perché? Perché c'è un'azienda che noi diciamo ha ovviamente portato tanto benessere ma che è stata come legibus soluta e purtroppo per, per anni e anni, e ora finalmente il problema è evidente, dico purtroppo, eh, ha cromato la città a partire dagli stessi lavoratori. Allora c'è un, un problema che ormai è certificato da dati ARPA e dai dati anche dell'Istituto Superiore di Sanità. Con lo studio Sentieri, eh, i dati ARPA ci dicono che noi abbiamo dei picchi di cromo nei suoli addirittura pari anche a quasi 10.000 volte quello che si registra in altre zone dell'Umbria. È vero che il cromo è un marker tipico dell'industria siderurgica, però questo non deve autorizzare l'azienda a fare quello che vuole. Anche ieri eh, noi abbiamo fotografato alle 13.15 eh, L'ennesimo eh, fenomeno di emissioni non captate sopra la città che, era, che eh, ammorbava l'aria dell'intera conca, una cappa sopra la conca. Allora ci siamo abituati? Eh, è un'abitudine, è un costume per cui alla fine i ternai non ci fanno più caso. Io credo che... La politica ha l'occasione irripetibile di accompagnare questo processo di ambientalizzazione e quindi chiediamo le più, le più larghe convergenze. È vero che in passato, credo che lo ricorderà il mio collega eh, adesso, ci sono state, sono state levate delle grida, però è stato troppo episodico. Noi l'abbiamo fatto in modo sistematico, bisogna agire subito. Allora prega, eh, credo quando si parla d'ambiente, di aria che si respira o di cibo che si mangia l'appartenenza politica abbia un ruolo secondario no? in questo caso. Ecco, Lei vive a Terni come, come liberati e allora? Ma innanzitutto una piccolissima parentesi rispetto alla domanda di prima quando si diceva de, delle tante situazioni di legge elettorale e trasporti, non ho una battuta. Io condivido il fatto che in questa regione, l'ho anche detto in aula durante le linee programmarie che dobbiamo lavorare per dotarci di un nuovo piano energetico e, per un nuovo, e come stava il consigliere Liberati in Commissione c'è l'approvazione del nuovo piano dei trasporti. Eh, comunque, eh, no, però era importante. E sulla del legge del elettorale io posso essere d'accordo in tutto, però su 20 consiglieri regionali dobbiamo decidere se bisogna riportare un sistema proporzionale che in alcuni campi non si vuole o un sistema maggioritario. Quando ci sono 20 consiglieri regionali bisogna anche decidere che chi vince gli si deve dare la possibilità di avere quei consiglieri regionali per poter governare. Poi possiamo aprire qualsiasi tema, ma diventa difficile su 20 pensare ad altri scenari per poter governare, perché invito chiunque a costruirli. Dunque al di là io credo che possiamo discutere se poi era giusto il ballottaggio o no, però sul fatto che chi vince deve avere almeno... Il 60% dei seggi per poter governare, questa è la stessa situazione che succede nella legge dei comuni d'Italia che voi per prima avete condiviso. Dunque la legge elettorale non è che questo. Eh beh, sì, appunto, ho detto. Possiamo poi decidere se è giusto o no il ballottaggio, ma la finalità di dire. Che vince ai consiglieri di maggior... che servono per governare, che credo che questo sia un elemento indiscutibile. Poi possiamo decidere se era giusto o no avere il primo di maggioranza, ma non sulla finalità eh, terminale per poter governare. Sull'ambiente, l'ho detto in aula, l'ultima volta l'ho detto al Consiglio Liberati sono stato io che ha eh, promosso la possibilità di tornare in aula, addirittura in Commissione, coinvolgendo le tre Commissioni, spiegando che la prima era fondamentale per mettere eventualmente i soldi per poter finanziare un'eventuale legge o attività. La seconda, perché è il tema dell'ambiente, la terza, perché è il tema sanitario e dunque delle esigenze di verificare l'impatto appunto sulla salute e quant'altro. È un tema che esiste però, anche qua, dobbiamo evitare di, eh, di, di non dimenticarci che, nella città di Terni, dove io abito dall'età di 47 anni, dove mio padre ha lavorato all'interno dell'accelleria per 35 anni e dunque conosco bene quella realtà, dove generazioni. Insomma, hanno vissuto, Lì è, è nata prima la fabbrica e poi è nata la città. È la, la, dobbiamo, ne, lì è nata la fabbrica e interni prima della ceglieria era, era, era una situazione che non, non è di un'economia, c'era una situazione non, la, 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 intorno, alla città si è, intorno alla fabbrica si, eh, si è sviluppata la città, ma non oggi, eh, siamo tanti anni fa diciamo. Allora io dico, in questa situazione, in questi anni sicuramente si è guardato più a far crescere l'economia che a eh, dare diciamo così, un occhio a quella che poteva essere il problema ambientale o d'altro, sia a Terni che a Narni, a Narni più per effetto chimico, perché a Narni sta liberato, nasce la chimica italiana, possiamo dire un pezzo della chimica italiana che ha visto anche premio, un premio Nobel avere un riconoscimento in questo territorio, dunque oneri ed onori, e oggi è arrivato il momento non più eh, rinviabile di affrontare il tema che giustamente il Consiglio dei Liberati e il suo movimento da tempo sta portando avanti. Loro lo fanno in maniera un pochino strumentale, però ci credono però ci credono e io gli ho dato atto in aula. Poi logicamente fanno la loro partita sul piano politico. Però, come ho detto in aula, lui ci si è contraddistinto in questa battaglia e è giusto insieme costruire un percorso non a tutela per dire Bravo Liberato e Bravo 5 Stelle per quello che mi riguarda, ma a tutela dei cittadini Ternani, Narnesi ed Umbri per cercare di capire. Dentro a questo sistema di economia, di rapporto economia-industria, cosa si può fare per tutelare la salute dei cittadini e per creare le condizioni che fino ad oggi dobbiamo dire sono state sufficientemente eh, positive a tutela dei cittadini, oggi con un. un una difficoltà anche ambientale che c'è anche rispetto ad altro, vanno affrontate insieme costruendo un percorso che possa dare quella serenità e quella sicurezza a tutti i cittadini, compreso il cittadino Liberati e il compreso cittadino il cittadino Brega. Brega. Visto che vi, ci chiamiamo cittadini, mi sembra il momento giusto. È possibile far coesistere diciamo la qualità dell'aria, del suolo con una è presenza. Un... È, il è un lavoro è un impegno che la politica si deve assumere e che non è più rinviabile, semplicemente considerando il fatto che. Eh, lo scorso anno, ric lo ricordo, abbiamo tirato fuori i dati della contaminazione alimentare nelle uova policlorobifenili. L'azienda di cui stiamo parlando è la seconda in Europa, nel secondo il registro europeo 2012, per dispersione nell'aria di PCB, app appunto policlorobifenili di ossino simili. Allora il tema c'è, eh, c'è tutto, è pesantissimo e rischia di compromettere l'immagine dell'intera Umbria. Eh, lo possiamo riprendere per la coda, eh, certamente l'azienda deve fare la sua parte, mm, la politica deve, deve portare questa quest emergenza ambientale a livello nazionale perché altrimenti i soldi non si trovano. Eh, quello che si sta facendo su Taranto eh, non è peregrino, eh, non è un caso isolato, bisogna farlo su aziende di questo genere. A Terni non solo, Io, noi abbiamo confrontato varie situazioni, quelle da, di Aosta e altre ancora. Beh, noi abbiamo il picco nazionale eh, di inquinamento. Allora ecco, bisogna eh, uscire da questa vulgata dell'eccellenza e parlare il linguaggio della verità. Non è una strumentalizzazione la nostra, noi indubbiamente ci crediamo, pensiamo che la sostenibilità crei i posti di lavoro. Passare attraverso la sostenibilità, abbiamo ricordato, ci sono delle statistiche a riguardo, ogni milione investito in sostenibilità ambientale genera da 10 a 15 addetti, tutti coloro che sono usciti potrebbero rientrare e tanti di più, eh, ma la politica deve, deve effettuare delle scelte. Perfetto, allora chiudiamo così l'argomento. Brega, da questo giro nelle commissioni no? di questa mozione Liberati, cosa uscirà fuori? In un minuto perché poi abbiamo... Io credo che debba uscire fuori. Innanzitutto, eh, come ha detto il Consiglio dei Liberati, dobbiamo, tutti si devono rendere conto che non deve essere più un problema ideologico, o di, ma deve, è il problema. E credo che su questo tema eh, ci vada costruita in maniera molto eh, concreta un coinvolgimento delle multinazionali presenti nel territorio Ternano ed Umbria eventualmente affinché come hanno fatto fino ad oggi perché bisogna dare atto che comunque Terni non è Taranto perché negli anni noi fortunatamente quando c'è stata la privatizzazione nel bene e nel male più che nel bene che nel male siamo, diciamo, abbiamo avuto i tedeschi come privati e non la famiglia Riva, con tutto il rispetto, e dunque in questi anni un po' diciamo, il, il, il tema ambientale nella, diciamo, nella conca rispetto al tema della Tissen, è, della, della presenza per la Ceglieria è stato diciamo per diversi anni sotto controllo. Oggi, ribadisco, è un tema che va affrontato, non è più rinviabile, bisogna mettere intorno a un tavolo le, diciamo, le grandi multinazionali. La politica, le istituzioni umbre e nazionali devono essere chiamate a costruire un piano che ci consenta di continuare ad avere un'economia legata alla grande impresa e dunque le multinazionali a tutela dei cittadini perché io sono d'accordo non si può in qualche maniera scambiare la vita umana con l'economia o lo sviluppo di un territorio. Altro tema estremamente attuale, possiamo chiudere qui l'argomento ambientale liberati o in dieci secondi al limite. No, no, va, bene. va bene così. Prendo atto delle dichiarazioni di Brega e anche dei miei colleghi e attendo i fatti. Altro tema, dicevo, estremamente attuale, ne avete parlato anche, toccato in modo marginale perché lo approfondiamo adesso, quello dei trasporti e in discussione in seconda commissione il piano regionale dei trasporti 2014-2024. Diciamo che lo sguardo dopo essere sfumata la possibilità di una I-45 autostrada dove ci stavano... Chiaramente delle posizioni a favore e altre contro. Adesso è molto: diciamo, lo sguardo è puntato sul, sul ferro, sulla ferrovia con la fermata per l'alta velocità, con la rivitalizzazione, la rivalutazione della ferrovia centrale Umbra, insomma ci sono diverse proposte che stanno emergendo e sono previste anche alcune audizioni per arrivare a questo. Liberati, eh, in cosa è particolarmente insufficiente diciamo, questo, questo documento programmatico? Ma, eh, la stessa dirigenza della Regione ha chiarito. Che non c'è nulla sulla logistica. Mi pare eh, che quindi meriti subito un voto insufficiente il piano trasporti. Come può eh, occuparsi soltanto dei passeggeri e non delle merci? Eh, il problema quindi esiste, ma lo vediamo tutti i giorni. Cioè noi ci accingiamo a votare un piano che sarà la ripetizione di, eh, di puntate precedenti senza che questo eh, ha arrivi a, a, ad agevolare una rivisitazione eh, della, del panorama attuale. Eh, che cosa non va bene? Ma eh, ce ne sono quindi molte di situazioni... Allora, FCU, c'è scritto nel piano, si va alla riduzione del 70-80% eh, dei collegamenti tra Perugia e Terni. Abbiamo visto come già oggi eh, sia pressoché interrotto. Eh, tu, interrotta la tratta tra Umbertide e Sansepolcro Sepolcro, sostanza, eh, ci sono storture come milioni di euro spesi per una zona industriale inesistente, Pierantonio, Antonio, eh, nessuna manutenzione ordinaria, ma questo si può estendere anche appunto alla I-45, non solo, ma attorno a Perugia eh, tra circa un anno, un anno e mezzo, quando, aperti, quando sarà aperto il quadrilatero, o comunque la Perugia ancora sta arrivando e poi la Foligno... Uh, diciamo Camerino. Eh. Allora quando saranno aperte queste nuove strade, noi avremo una situazione di collasso. Noi andiamo verso il collasso. Già oggi ci sono tutti i segnali sia sul raccordo autostradale Terni Orte, che ha i picchi più alti dell'Umbria in alcuni orari, che sul nodo di Perugia, che eh, a fronte del fatto che insomma, non c'è stato un ripensamento in questi anni, in questi decenni eh, nemmeno della, della mobilità eh, va verso una situazione di imbuto e tra pochi giorni tra l'altro ne vedremo eh, l'anticipazione con la riduzione della carreggiata per delle necessarie manutenzioni Brega? Ma io credo che noi dovremmo distinguere il problema del ferroviario da quello mh, sì. diciamo su strada, poi alla fine sono collegati però in questa maniera secondo me vanno, hanno bisogno di due risposte completamente diverse io personalmente con, non condivido tante cose di questo piano di trasporti lo dico sì, anche perché è stato viene dalla precedente legislatura dove però lei non partecipava perché presiedeva eh, l'assemblea però, è, sì, però è stato presentato un pochino eh, all'ultimo diciamo, periodo, non c'è stato poco dibattito poco, però ah, c c abbiamo così una base da cui partire credo che sia una, una base per quello che mi riguarda e che abbia bisogno di eh, tante condivisioni io per esempio credo che eh, la stazione dell'alta velocità prevista, per quello che mi riguarda, non mi trovo d'accordo perché credo che per gli Umbri non abbia, eh, non abbia consistenza. Io credo, la media Truglia, no? la media Io credo che l'Umbria intera debba guardare o Firenze o Roma. Questa secondo me, come collegamenti ferroviari, il resto non esiste: la tratta vera è o Firenze o Roma. E credo che una delle cose importanti, perché qui dovremmo metterci dentro il discorso dell'aeroporto, se vogliamo portare diciamo, le persone a prend, a, a, affinché l'aeroporto di San Francesco funzioni bisogna portarci le persone e che per portarci le persone il bacino è o Roma o Firenze. Allora io credo che una delle cose che l'UFCU dovrebbe fare, noi dovremmo pensare che ad un treno che colleghi Perugia a Roma in un'ora. Credo che questa sia una grande risposta per l'Umbria, per Perugia per e per Terni. Credo che questa sia la vera risposta o, o Firenze. I due bacini su cui l'Umbria, secondo me, deve in qualche maniera guardare per rilanciare la, la sua economia, per rilanciare sia trasporti merci che il trasporto personale sulle, sulle rotaglie. E credo che l'investimento deve essere fatto più sulle rotaie che su strada. Su strada bisogna però decidere una cosa. Io l'anno scorso, vi ricordate le polemiche che ci furono, anche con presenze ambientaliste importanti, l'occupazione del Consiglio regionale ed altro. Io non sono... Non mi voglio inventare il pedaggio per, a tutti i costi, dico soltanto una cosa: che se andiamo a vedere la 45 che è l'unica strada che taglia l'Umbria, al di là del pezzo che comunque che è di là della somma, che poi comunque fino a Foligno, perché poi il valico lo fanno in pochissimi, ormai passano tutti per la 45 c'è un traffico di mezzi pesanti spaventosi perché. Oggi prendono, escono a Cesena, scendono, arrivano a Terni, poi adesso c'è anche la Terni-Rieti, scendono giù e dunque utilizzano l'alternativa sia per Roma che per l'A14 all'autostrada. Allora, per evitare che questo venga in qualche maniera, oramai si si allarga ancora di più, bisogna decidere o un piccolo pedaggio che sia un risarcimento anche per la manutenzione, anche per i cittadini umbri, per le mezzi pesanti, per comunque una riorganizzazione importante, o Altrimenti la vedo difficile continuare a coniugare l'esigenza vera di una manutenzione che tenga conto delle emergenze e comunque dei rischi che ci sono sulle strade, con questo con questa continua, eh, diciamo così, eh, passare di mezzi che sono pesanti e che comunque anche le statistiche dimostrano che eh, l'E45 è, è comunque ha una presenza eh, di mezzi pesanti che in percentuale è al di fuori de, delle persone che, che risiedono siete in no, sul pedaggiamento per quanto riguarda i mezzi pesanti liberati, ecco, infatti mi ricordo. Beh, non so qual è la cosa migliore perché capisco che poi. Il pedaggio in questo momento, il piccolo trasportatore, l'imprenditore. Sperimenti cioè, eh, Io beh. dico che no, dobbiamo trovare un, un sistema che possa anche su questo coniugare la sicurezza del cittadino, l'aspetto ambientale e anche un'economia di questi autotrasportatori. Sì, Secondi perché volevo farvi una domanda, vedete siamo arrivati alla fine. Eh, no, dicevo siete un po' sulla stessa linea per il pedaggiamento dei sì, mezzi una, pesanti. Sì, c'è una differenza che noi abbiamo presentato l'atto, e eh, eh, Il PD, e eh, no. Eh, L'atto quindi... in commissione. L'atto no, che no. dobbiamo confrontare è il piano dei trasporti. No, beh, Costruiamo insieme esula, e Può trasporti. esulare completamente il tema del pedaggiamento dei TIR. Quindi dei no, soggetti che distruggono uh, la nostra certo non, la non ci sono piastre logistiche, perché poi c'è il tema dell'intermodalità, cioè ecco perché il piano trasporti è carente. Eh, manca completamente l'interconnessione. Cioè è possibile che ancora nel 2015 stiamo così indietro? Sì, è possibile, perché le tre piastre logistiche che ci sono in Umbria, eh, quelle di Città di Castello, di Foligno e di Terni, non sono tuttora collegate a. La allora io ci trovo, però abbiamo un minuto soltanto. Eh. Reddito di cittadinanza collegabile anche a un'audizione di Barberini al Comitato Monitoraggio dove dice che sono aumentati i fondi. La Regione ha previsto nuovi fondi per la famiglia, gli aiuti delle famiglie, arrivano più contributi anche a livello comunitario c'è cioè il reddito di cittadinanza, altra proposta del Movimento sì. 5 Stelle che sta discutendo e credo in questa settimana arriverà sì, sì. in una seduta congiunta di prima e terza. moderatamente fiducioso, anche qui attendiamo i fatti, certo non si possono spendere un milione e mezzo di euro per eh, eradicare, dicono così, gli scoiattoli grigi e un milione di euro per le famiglie sì. povere. Sì. Eh, prega, velocissimo ah, credo che il liberale abbia visto anche che su questo tema c'è grande attenzione da parte del, del PD e c'è stata una grande apertura devo dire che negli anni in maniera diversa ma in questa regione si è fatto sempre carico delle persone più bisognose magari non si chiamava reddito di cittadinanza si è chiamato in altri modi cercando di utilizzare al meglio i fondi che erano disponibili oggi vogliamo chiamarlo reddito di cittadinanza a me non mi piace ma non perché lo sostengono loro perché non mi piace come termine no no assolutamente, ti ho dato atto su altri temi su altri temi ho dato atto che di piena condivisione. Su questo non mi sembra più uno spot che una sostanza. Va dato atto all'Umbria che su questo tema negli anni vicino alle persone bisognose ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci al di là se passerà il reddito di cittadinanza o sotto altre formule. Grazie per essere stati con noi, non abbiamo più tempo per altre domande o altri approfondimenti. Io ringrazio Eros Brega del Partito Democratico e Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle per essere stati ospiti. In questa trasmissione, grazie anche a voi per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana.